Ciao ragazzi, benvenuti a Controcorrente Running Studio. Oggi parliamo di questa nuova scarpa della Merrell che è la Agility Peak 4. Calzatura da trail running per affrontare medie e lunghe distanze, dotata di un buon ammortizzamento, un cushioning non eccessivo ma che ci permette di rimanere protetti per tanti chilometri. Inoltre l'ho trovata veramente molto stabile. E probabilmente il suo punto forte è la suola in Vibram Mega Grip. Fango, la suola tiene in modo egregio e la scarpa stabilizza. La suola ha un'ottima tessellatura e il materiale permette di avere una tenuta anche sui terreni bagnati, compresa anche la roccia. Queste scanalature permettono una buona flessibilità e nella parte interna c'è anche una piccola piastra che serve a mantenere stabile il piede, inoltre che a proteggere dalla perforazione delle rocce. L'intersuola è morbido e ammortizzato. Il materiale Float Pro che abbiamo all'interno riesce a proteggerci bene e anche a restituire una certa quantità di energia. La tomaia garantisce un'ottima protezione e la calzatura avvolge molto bene il piede, lasciando abbastanza libertà, devo dire, nella parte anteriore, in modo tale che anche chi ha la pianta un po' più larga riesce ad avere un minimo di movimento, di mobilità nelle dita. Intendiamoci, qui il collo del piede è ben stabile. Infatti, grazie a questa costruzione, anche con il sistema a soffietto, si possono affrontare dei terreni anche molto tecnici perché riesce a mantenere un'ottima stabilità al passo e proteggerci anche dove il terreno è veramente scosceso. Questa calzatura è versatile, quindi può essere utilizzata, diciamo, un po' da tante tipologie di utenti e in tante tipologie di terreni diversi. Diciamo che la sconsiglierei su terreni troppo facili perché, pur essendo ammortizzata e avendo anche delle ottime linee di flessione, non è super flessibile, perciò dà un po' di rigidità. Questo potrebbe dare fastidio agli utenti un pochino più leggeri e veloci. Come protezione può essere utilizzata anche da un runner abbastanza, diciamo, dal peso importante, ma magari escluderei i lunghissimi chilometraggi perché comunque una scarpa abbastanza leggerina. Quindi è ottima per chi vuole nell'armadio una calzatura sola e ha intenzione anche di intraprendere allenamenti invernali e su terreni abbastanza tecnici. Spero che il video vi sia piaciuto, vi aspetto alla prossima recensione da Controcorrente Running Studio.